Durotan è il signore dei clan dei Lupi Bianchi, uno dei più grandi eroi dell'Orda. In suo onore venne chiamato il deserto dove risiede l'attuale Orgrimmar, il deserto di Durotan. Molti di voi, anzi direi tutti, avranno già visto il video di Durotan, sviluppato dalla Blizzard, in causa della prossima espansione Warlords of Draenor. Ma io non mi fermerò alla morte di Zanatonante, cioè il lupo bianco che potete vedere nel video, ma analizzerò appieno tutta la sua storia. Se ripetessi solamente le parole del video della Blizzard, vi racconterei solo un quarto della sua storia, ma scommetto che volete addentrarvi nella trama videoludica e saperne di più riguardo a Durotan. Quello che voi avete ascoltato è incentrato in un universo parallelo, in una linea temporale alternativa. Ma cosa sarebbe successo prima dell'arrivo di Garrosh? Scopriamolo insieme. Durotan nacque anch'esso nelle terre di Draenor ed era figlio di Garad, il capoclan dei Lupi Bianchi, e sua madre, Gaia. Quando era bambino fece amicizia con il lupo bianco di sua madre, Zanatonante, andando spesso insieme a caccia di mammuceronti nelle terre di Draenor. Ma durante una sfortunata battuta di caccia, sua madre fu morsa da un Garn, un lupo nero, gigante, il cui morso, si narra, gettava la vittima in un sonno eterno. Molto raramente si svegliavano le vittime di tali insaziabili bestie. I suoi fratelli cercarono di convincere il piccolo Durotan a muoversi da quel territorio ostile, ma egli rifiutò l'offerta di lasciare il proprio destino alla madre, così fu abbandonato dal suo clan. In quella notte Durotan e Zanatonante furono attaccati. Riuscirono a sconfiggere un Garn, ma sapevano che quei lupi attaccarono spesso in branco. E così fu. La notte stessa dell'arrivo dei Garn, Durotan, in preda alla sete di sangue, uccise tutto ciò che si muoveva, compreso purtroppo Zanatonante. In quel momento sua madre si risvegliò e calmò Durotan in preda al terrore di ciò che era diventato. In memoria di quel folle gesto, Durotan indossò il manto di Zanatonante per il resto della sua vita. Passò del tempo e Durotan divenne molto amico di Orgrim Martelfato, nonostante appartenessero a clan differenti. Se vi ricordate, Orgrim apparteneva al clan Roccia Nera, invece Durotan al clan dei Lupi Bianchi. Durante un'escursione nella foresta di Terrok, vennero attaccati da Ogre e salvati da un gruppo di Draenei, che li portarono al cospetto del Sommo Profeta e del Comandante, Restalan. Vi ricordate il nome del Profeta? Ebbene, sto parlando del Profeta Velen, importantissimo personaggio della storia di Warcraft. Potete notarlo nella schermata di caricamento di World of Warcraft in alto a destra. Conoscendo Velen, i due amici entrarono in contatto con la civiltà Draenei e ne studiarono le loro usanze ed esperienze, soprattutto nel settore arcano. Ritornati nei propri clan, Durotan si innamorò di una giovane orchessa, cacciatrice, di nome Draka, con la quale, a causa della morte di Garad, il padre di Durotan, diventarono i capi clan del clan dei Lupi Bianchi. Dopo l'ascesa al potere, Durotan e sua moglie furono convocati al concilio dello sciamano Ner'zhul. Qui mi fermo un attimo. Sto parlando di Ner'zhul. Tenete a mente questo nome perché egli, in origine, era il più importante sciamano degli orchi. Ner'zhul. Potremmo vederlo in un video giocando a Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. E guardate bene la schermata di Warlords of Draenor. Lo riconoscete? Ma non vi dico altro. Per questo sciamano dedicherò un video intero. Quanto è importante la sua figura. Torniamo a noi. Lo sciamano visionò che i Draenei complottavano per lottare contro gli orchi. Durotan e Draka rimasero molto perplessi al pensiero di dover marciare in veste di guerra contro i Draenei, che avevano appunto salvato lui e Orgrim da un ogre. Non avendo altra scelta, i clan attaccarono i Draenei e Durotan uccise il capo, Restalan, però lasciando in vita il profeta Velen. È per questo che possiamo ancora trovarlo, vivo e vegeto, come gran profeta nella sua città, in World of Warcraft. Dopo lo sterminio, attraverso manipolazioni mentali di un certo stregone, che voi ne sapete il nome, tutti volevano diventare il capoguerra della nuova armata, chiamata Orda. Chi fu il prescelto a salire al potere?
Fu scelto, ma non era. Egli bramava il potere più di chiunque altro. Ma nessuno sapeva che Manonera in realtà era solo una pedina del concilio d'ombra di Gul'dan. Lo stregone, prima dell'attacco della città di Shattad, fece bere agli orchi e a Manonera il sangue di Manaroth. Ma Durotan e il suo clan rifiutarono questo demoniaco potere. Purtroppo dovette scappare dalle terre e ritirarsi nelle montagne dell'Alterac e starci fino a tutta la durata della prima guerra. Volete una prova? Aprite World of Warcraft ed entrate in Alterac. Noterete che a sud della mappa c'è una certa zona chiamata appunto Frostwolf Keep, in mano all'Orda. Qui Draka ebbe un figlio chiamato Go'Hel. Per proteggere la sua discendenza, Durotan volle avvertire il suo unico grande amico nel clan Roccianera, Orgrim Martelfato, che intanto era sceso al potere uccidendo Manonera, ormai allo stremo delle forze a causa del venir meno di Gul'dan. Orgrim, dopo aver interrogato Carona, una spia di Gul'dan, scoprì dove risiedeva il Concilio d'Ombra e lo spazzò via. Inoltre, siccome il clan dei Lupi Bianchi era costretto a scappare perché aveva rifiutato il sangue di Manaroth, Martelfato aiutò Durotan, Draka e suo figlio Go'Hel a nascondersi in un posto sicuro. Purtroppo il posto sicuro non lo era, e vennero sorpresi da spie mandate dai figli dell'ex capoguerra. Durotan e sua moglie combatterono fino allo stremo per proteggere il piccolo, ma morirono entrambi. Ma Go'Hel, ancora in fasce, riuscì a sopravvivere. Questa è tutta la storia di Durotan. Naturalmente in Warlords of Draenor queste vicende verranno riscritte. Potremo infatti notare Restalan vivo che parla a Varian durante i video della Blizzard. Chissà cosa mai accadrà, stiamo comunque certi che noi avremo come alleato Durotan contro l'Orda di Ferro di Garrosh. Spero che il video vi sia piaciuto, avete trovato nomi molto interessanti, ve lo dico io, come per esempio Ner'zhul, Velen, Restalan e Go'Hel. Ora ragazzi, andate in internet, aprite Google e guardate un po' chi è Go'Hel. Alcuni già lo sapranno, ma per gli altri sarà una bellissima sorpresa. Vi invito veramente ad iscrivervi al mio canale. Mi è arrivata una key di Draenor e non vedo l'ora di provarla con voi. Al prossimo video!